per questa vittoria con Piacenza nell'ultima giornata di regular season ha cancellato nel migliore dei modi il periodo, diciamo, delicato dell'ultima settimana con le sconfitte contro Perugia in Coppa Italia e poi a Ravenna. Beh, cancellato direi di no, però ci tenevamo a restare primi in classifica, soprattutto per essere qualificati alla Champions della prossima stagione, quindi siamo riusciti giocando una buona pallavolo, anche se penso che Piacenza non fosse proprio al 100%. Una prova bellissima anche da parte tua. Sì, penso di tutta la squadra, nessuno escluso. Giovedì si comincia con i playoff, non è retorica, ma si dice sempre i playoff sono un campionato a parte. Come vi approcciate a questa competizione? Beh, in effetti è proprio un vero campionato a parte, perché sono tante partite contro le stesse squadre. A partire da giovedì contro Verona dovremo scendere in campo molto aggressivi per poter battere una squadra che secondo me è molto forte, è arrivato pure Kovacevic, quindi hanno aggiunto pure un po' di esperienza alla squadra e non sarà per niente facile. Cosa dovrete portarvi dietro della regular season, che comunque è stata molto positiva per la Cucine Lube Banca Marche, lo ricordiamo, 4 sconfitte su 22 partite, comunque siete sempre andati a punti. Beh, sì, siamo andati bene nella regular season, però adesso dobbiamo dimenticare quello che è stato, dobbiamo entrare in palestra, lavorare sodo e prepararci nel migliore dei modi per giovedì. Il pronostico sembra scontato, poi sul campo? Non è mai scontato, perché la palla è tonda, si parte sempre a 0-0, quindi per vincere dovremo sempre fare meglio degli altri. È l'ultimo obiettivo rimasto per questa stagione, una motivazione in più? Non credo che le altre competizioni o partite importanti non fossero importanti quanto questo obiettivo qui, solo che è rimasto quello, quindi dovremmo affrontarlo nel migliore dei modi, più carichi e più consapevoli noi stessi di prima.